In questo video vediamo come eseguire le proiezioni ortogonali di una piramide retta a base pentagonale regolare appoggiata al piano orizzontale. Le dimensioni e la posizione dei punti notevoli della piramide, espressi in termini di distanza dai piani di proiezione, sono riportati nella descrizione sotto il video. Partiamo quindi, come sempre, da determinare con procedura che dovrebbe essere ormai nota, le tre proiezioni dei punti notevoli, quindi del centro e di uno dei vertici, per esempio il primo A della base pentagonale della piramide, attraverso le sue coordinate espresse in termini di distanza dai piani di proiezione. Ipotizziamo, siccome la piramide è appoggiata al piano orizzontale, vuol dire che tutti i punti della base, quando verranno proiettati sui piani verticale e laterale, partiranno dalla linea di terra. Quindi la distanza di tali punti dal piano orizzontale sarà uguale a zero. Vediamo qual è la distanza dei punti dai piani verticale e laterale. Ipotizziamo una distanza pari a 4,5 cm dal piano verticale per il centro H della base pentagonale, quindi misureremo 4,5 cm da over sul basso ed individueremo questo punto. Tracceremo con l'utilizzo delle due squadre una linea orizzontale che passi per quel punto e che verrà riportata con la squadra 45 gradi anche sul piano laterale, fino alla linea di terra. Per poi tracciare all'intersezione con quel punto una linea verticale. L'altra coordinata di interesse è la distanza dal piano laterale, posta in questo esercizio pari a 4,5 cm, che misuro da O verso sinistra in questa maniera. Quindi segnando con un puntino e tracciando per quel puntino, sempre con l'utilizzo delle due squadre, una linea verticale che colleghi il piano orizzontale e quello verticale. Ho praticamente disegnato tre linee di interesse sfruttando le tre coordinate di H. Ricordiamo che H è distante 0 cm dal piano verticale, per cui la linea di terra sarà una delle tre linee di interesse per il punto H. In questo modo, all'intersezione tra questa linea e questa, determino le tre proiezioni di H, rispettivamente sul piano orizzontale che viene chiamata H', sul piano verticale che viene chiamata H', e sul piano laterale, cioè qui la chiamo H'. Per quanto riguarda A sarà caratterizzata dall'avere una distanza dal piano orizzontale pari a 0 cm, quindi dovrei misurare 0 da O verso l'alto, tracciare una linea orizzontale che coincide con la linea di terra. 1 cm dal piano verticale, quindi misuro 1 cm da O verso il basso per determinare un punto, e per poi mandare una linea orizzontale per quel punto e riportare attraverso una linea inclinata di 45 gradi quel punto sul piano laterale. E poi mandare una linea verticale per quel punto anche sul piano laterale. La terza coordinata di A dice che la distanza di A dal piano laterale è 4,5 cm, si misura da O verso sinistra, ma si traccia una linea verticale che noi abbiamo già tracciato precedentemente.
Le tre linee di interesse di A sono la linea di terra, questa spezzata, questa linea verticale, per cui le tre intersezioni si trovano in questo punto A', in questo punto in coincidenza con H secondo, quindi scriviamo H secondo coincide con A secondo, e qui sul piano laterale scriviamo A terzo. La base pentagonale della piramide sul piano orizzontale non verrà deformata, per cui rimarrà un pentagono regolare, e quindi per trovare i vertici mancanti per questo pentagono tracciamo la circonferenza circoscritta allo stesso, per cui puntiamo che avrà centro in H' e avrà come e passerà per il punto A', il che significa dover puntare il compasso in H', aprirlo fino ad A' e tracciare appunto una circonferenza. A questo punto passiamo alla costruzione del pentagono inscritto in questa circonferenza e notiamo dobbiamo inscritto in questa circonferenza. Consideriamo questo punto di intersezione tra la circonferenza e la linea orizzontale e, senza modificare l'apertura del compasso, puntandolo appunto in quel punto di intersezione, tracciamo un arco di circonferenza verificando che passi per H'. In questo modo determineremo due punti di intersezione tra i due archi così tracciati, tra la circonferenza completa e l'arco così tracciato, che congiungiamo con la matita 2H. All'intersezione tra questa linea appena tracciata e la linea orizzontale troviamo un altro punto notevole nella costruzione del pentagono. Adesso puntiamo il compasso proprio in quel punto, che è il punto medio di questo segmento che va da questo punto a questo, modifichiamo l'apertura per arrivare fino ad A' e per tracciare un arco appunto passante per A' diretto verso il basso, che intersechi questa linea orizzontale in questo ulteriore punto notevole. Puntiamo il compasso in A', ne modifichiamo l'apertura per raggiungere quest'ultimo punto di intersezione, quindi aumentiamo l'apertura, tracciamo un arco che passi appunto per quel punto, vada verso destra, e prolunghiamo quest'arco appena tracciato anche dall'altra parte, in modo da intersecare la circonferenza in due punti simmetrici rispetto a questa linea. L'apertura da A' a questo punto rappresenta la misura del lato del nostro pentagono, pertanto in questo modo abbiamo determinato sulla circonferenza attraverso quest'arco due punti di intersezione che sono due dei quattro vertici mancanti. A destra segniamo B' e a sinistra avremo il quinto vertice che verrà naturalmente denominato con E'. Senza modificare l'apertura del compasso, quindi con apertura pari al lato del pentagono, puntandolo in E', troveremo sotto il punto, tracceremo sotto un arco che ci permetterà di individuare un ulteriore vertice mancante, quello precedente ad E, che verrà chiamato D', e puntando il compasso in B' otterremo anche qui un altro arco e un altro punto di intersezione, cioè il vertice C'. Congiungiamo tutti e cinque i vertici con la matita 2H. In questo modo otteniamo la base pentagonale della piramide. Tracciamo per completare la proiezione sul piano orizzontale, congiungiamo i cinque vertici con H. Questi segmenti rappresentano la proiezione sul piano orizzontale, quindi la proiezione in pianta,
degli spigoli delle facce laterali della piramide. Riportiamo i 5 vertici sul piano verticale, ricordandoci che la base pentagonale è appoggiata al piano orizzontale, per cui le proiezioni sul piano verticale dei vertici si troveranno tutte sulla linea di terra. Quindi qui avremo B secondo, qui avremo C secondo, qua abbiamo già i punti H e A, qui avremo D secondo, qui avremo E secondo. Adesso determiniamo il vertice superiore della piramide sfruttando la misura dell'altezza, ricordandoci che l'altezza della piramide è pari a 7 cm, che andiamo a misurare da H secondo verso l'alto. Questo sarà V secondo, a 7 cm più in alto rispetto ad H. Il punto V, siccome la piramide è retta, si troverà in verticale rispetto al punto H, quindi la sua proiezione cadrà su H'. La sua proiezione sul piano orizzontale cadrà su H', per cui potrò scrivere V' coincide con H'. Per completare la proiezione sul piano verticale congiungo questi vertice V con i vertici di base. Eseguo un'operazione equivalente per il piano orizzontale, quindi riporto sul piano orizzontale, sul piano laterale, eseguo un'operazione equivalente per il piano laterale riportando questi punti prima con delle linee orizzontali fino ad arrivare qua e poi sfruttando la squadra a 45 gradi. In questo modo, ripetendo l'operazione anche per i punti C e D. Anche questi punti si troveranno sulla linea di terra. Qui avrò i punti B ed E, quindi potrò scrivere B terzo coincide con E terzo. Qui avrò i punti C terzo coincide con D terzo. Il punto V terzo sarà ottenuto mandando una linea di proiezione orizzontale dal piano orizzontale verticale al piano laterale. Questo sarà V terzo, che andrà congiunto con i punti alla base.
il nostro piano beta di sezione passerà per il punto medio dell'altezza VA.